La vita di Lucrezia è una vita piena di luce. Risplendono tutte le virtù, la purezza, l'onestà, la pazienza, la mansuetudine. Ma la virtù più caratteristica di Lucrezia è la carità. Dice il suo biografo, la carità sua verso il prossimo non aveva alcun limite. E così esprime la sua carità. Allora, prima di tutto, con la preghiera e la penitenza, pregava per tutti, per loro, offriva la sua vita, la sua penitenza, la sua preghiera per la sua gente e per la gente del mondo. Poi la carità della sua parola. La sua parola era dolce e forte, autorevole e sincera. Era una parola efficace per convincere, per correggere, per illuminare, per portare pace. In un tempo di grandi questioni e disagi, la sua persona e la sua opera era veramente autorevole e quando c'erano questioni, disguidi, litigi, ecco, la sua presenza era cercata e riusciva anche a portare proprio la pace. Poi ancora la sua carità si manifesta in un servizio ai piccoli, ai poveri, agli ultimi. In quegli anni, dice, il povero castello era desolato ed era in tanta miseria. I poveri non erano soccorsi nelle loro necessità e gli infermi erano abbandonati senza nessun aiuto. Lucrezia si impegna a soccorrerli con elemosine procurate da lei stessa, dalla sua casa, ma anche organizzava gli altri, cercava di persuadere persone benestanti a mettere a disposizione aiuti e beni per i poveri. E ogni giorno lei faceva il giro per visitare tutti i malati, per portare loro il cibo. E poi dice anche che faceva così, che dava consigli e insegnamenti riguardo alla loro salute, dava anche esortazioni spirituali per esortarli alla pazienza. E in quei giorni dicono che non c'era tribolato che non fosse stato consolato dalla sua dolcezza e dalla sua presenza e non c'era mendicante che non abbia goduto della sua generosità e del suo amore. Ma in un momento così bello, così luminoso della sua vita, a un certo punto subentra la prova. Siamo nel 1658, Lucrezia ha 22 anni e a un certo punto iniziano delle prove gravissime procurate dal maligno. Il demonio direttamente si mette contro di lei, spaventandola, percuotendola, facendola soffrire in tutti i modi e provandola con ogni specie di tentazione. E si trova sotto a prove, sofferenze fisiche, morali, spirituali che la abbattono nella maniera più grave, più grande. Tant'è vero che abbiamo dei momenti in cui la tristezza e l'angoscia la prende in un modo talmente forte che dice che avrebbe preferito morire anche con la morte più crudele pur di sfuggire al tormento e alla prova di quelle ore. Pure anche in quelle ore di abbattimento, in quelle ore di notte così oscura, lei si è sempre abbandonata a quel Dio che la abbandonava. Ecco, si abbandona a quel Dio che l'abbandona e rimane aggrappata con la fede e la fiducia in Lui. Così che questo tempo di prova la purifica, la rende forte e la prepara a delle grazie nuove e straordinarie che il Signore sta per compiere in lei.